Roma 1943, quindi il periodo dell'occupazione nazista, capitò in quell'anno una congiunzione tra Terra e Marte. Questi disegni sono stati tutti e due, diciamo, materialmente eseguiti da Sergio, infatti hanno la stessa mano. Nostro padre, visto che noi eravamo interessati all'astronomia, ci regalò questo strumento, che era un cannocchiale classico proprio da marina. Portava la scritta Astmore, London. Io lo trasformai perché ero il braccio, diciamo, lui era la mente. Sì. Ci integravamo in questa attività di contemplazione. Durante la guerra, naturalmente c'era un oscuramento totale perché era vietata qualsiasi luce che filtrasse anche da una finestra. Il cielo era come quello si può vedere, che ne so, su una montagna, distante chilometri da città. L'immagine che uno vede di un pianeta sembra quella di un corpo che sta sott'acqua. Poi improvvisamente, diciamo proprio in un secondo, diciamo, si vede chiaramente in quel momento l'immagine. L'aspirazione nostra era quella di fare gli astronomi, parliamoci chiaro. Noi ci recammo all'osservatorio di Monte Mario, andammo da sto professore e qua ci disse: guardate, qua non c'è una lira. Ripiegammo, questo fu proprio un ripiego sulla ingegneria, mantenendo quell'aspirazione, che era un'aspirazione scientifica. La prima lezione di Musmeci iniziava raccontando l'inizio del film di 2001, Odissea nello spazio, e quindi analizzando il movimento di questa astronave a forma di toro che ruota su se stessa e si muove nello spazio. Lui faceva degli esperimenti sulla ricerca della forma naturale, per esempio mettendo gli inchiostri dentro delle caraffe trasparenti. In una mescolanza di due vernici, una bianca e una blu, che poi venivano appunto messe in movimento, sviluppavano una forma che poteva essere messa a confronto con immagini della galassia. Questo faceva rimanere a bocca aperta gli studenti, che tutti si aspettavano qualche formula matematica, in realtà non ce n'erano. C'era una grande ricerca di uno spunto creativo sulla base matematica delle cose. Sergio Musmeci è un intellettuale complesso, è una figura non ascrivibile al mondo tecnicistico delle discipline scientifiche. Intanto nella sua formazione bisogna sottolineare che c'è sicuramente l'ingegneria, l'aeronautica, ma anche la musica, l'astrofisica. Lui era portato più a una ricerca scientifica vera e propria, teorica. Quindi questa ricerca teorica un po' lo allontanava dalle problematiche tecniche dello studio, dal tavolo da disegno, per capirci, e lo rilegava un pochettino in un suo ambiente un po' chiuso, dove lo si coglieva, mia madre diceva, a giocare con i numeri. Il mio è il punto di vista di una persona che gli è stata accanto per tanti anni, non solo come moglie, ma soprattutto come architetto e collaboratore. Più volte io pretendevo che lui risolvesse cose impossibili, magari su basi puramente teoriche o di principio, magari senza capire affatto le questioni strutturali e matematiche, ma poi tutto ciò alimentava la sua curiosità, la sua passione, le sue straordinarie capacità di studio, di ricerca e invenzione. Io le farei vedere qualche mio progetto che più o meno abbracciano tutta quanta la mia attività, sì. A cominciare, diciamo, da 1950. Questo è un ponte che avevo fatto per un concorso appena laureato. Avevo fatto uno studio degli archi che soltanto anni dopo scopersi che era uno studio che aveva fatto a suo tempo Nepero, e cioè trovare l'arco limite.
esiste una luce oltre la quale non è possibile andare. Direi che questa è la prima forma che io ho trovato, molto semplice, no? Questo era un ponte studiato dalle parti di Vicenza, Siago, nel Veneto. Io ho fatto una cosa del genere soltanto che avevo studiato uno schema statico che mi consentiva di suddividere tutta la lunghezza in 200 metri in 10 parti che potevano essere facilmente superate da una sezione in cemento armato abbastanza leggera a cassone. È stato un ponte dal quale io sono partito per arrivare a una certa scoperta. Uno degli aspetti più affascinanti del lavoro di Musmeci era quello di riuscire a risolvere problemi molto complessi con un approccio però molto empirico e quasi artigianale, quindi lavorare con una serie di modelli che man mano gli permettevano di avvicinarsi in questa lunga ricerca della forma. Può essere considerato uno dei precursori di quella che oggi si chiama form finding, cioè quel processo progettuale di ricerca della forma sfruttando le massime potenzialità di un materiale. Questo era un ponte studiato qui per Roma. L'impalcato deve essere sostenuto nel modo migliore e il modo migliore non è di sostenerlo con delle pile disposte nella direzione della corrente, ma secondo delle forme a V in pianta, le quali mi consentono, diciamo, di sfruttare al massimo la collaborazione fra le nervature trasversali e quelle longitudinali. Si trattava poi di portare invece nell'acqua la sezione ridotta al minimo. Allora, disegnando questa struttura nel modo più logico, a un certo punto sono stato portato verso una forma limite, che è questa. Qual è la migliore superficie possibile? È quella che lavora a compressione uniforme in tutte le direzioni. Allora io feci delle esperienze con le bolle di sapone e feci proprio con il fil di ferro uno schema formato da un V, poi venivo giù e poi c'era la parte destinata appoggiata sulle fondazioni. Si immergeva nella soluzione saponata, si formava questa pellicola di sapone e i due tratti, diciamo, che univano l'impalcato con la fondazione venivano poi sostituiti da due fili di cotone che venivano messi in tensione dalla stessa superficie di sapone. Ho fatto delle esperienze invece con la gomma, perché quando io tiro molto forte la tensione è uniforme in tutte le direzioni. Questo invece torna al discorso di prima. Questa volta io penso che si poteva realizzare questo ponte, anziché con una superficie continua, con un traliccio formato da elementi, tutti compressi ugualmente. Erano un calcestruzzo, però fatti in questa maniera. Poi veniva completato con un getto dentro e si aveva una superficie tutta ugualmente compressa. Queste sono delle membrane a compressione uniforme in tutte le direzioni. Anche questo ponte non è stato costruito. Finalmente ho avuto l'occasione di costruirne uno. Mio marito Sergio aveva speso tutta la vita a studiare la teoria del minimo strutturale e le volte sottili. Finalmente, quasi per caso, era capitata l'opportunità di realizzarle. Il consorzio industriale della provincia di Potenza, appena qualche anno di vita, è nato nel 61, guidato dall'allora presidente Gino Viggiani, decise di dare, offrire alla città un'opera che potesse in qualche modo collegare la nascente area industriale di Potenza con il suo aggregato urbano. Era un'esigenza da una parte di Sergio di poter esplicare queste sue teorie sulle membrane e di quest'altro signore, presidente del consorzio, che aveva un amore, diciamo, per ottenere un qualche cosa che fosse un'opera che fosse comunque significativa. Questo collegamento aveva due ostacoli, la ferrovia e il fiume. Quindi quello appunto che lui si inventa è questa cosa di avere una serie di archi che man mano scendono, si collegano strettamente con il terreno e riescono a creare una serie di aperture che guardano contemporaneamente al paesaggio circostante. Il ponte sul Basento costituisce un esempio fondamentale nella carriera professionale di Musmeci perché è l'unico esempio in cui l'ingegnere ha la possibilità di applicare la sua teoria sul minimo strutturale. L'obiettivo di questa
teoria è il ribaltamento della tradizionale scienza delle costruzioni, intesa come quella disciplina che forniva agli ingegneri gli strumenti necessari per verificare la stabilità di una struttura già progettata, ma che non interviene minimamente nella fase creativa e ideativa della progettazione della forma. Ecco il progetto del ponte. Quattro campate di 70 metri, una membrana di 30 cm di spessore che lavora a compressione uniforme, la cui forma non è data ma deve essere calcolata. Secondo me un bravo ingegnere strutturale non calcola forme assegnate, ma assegna forme. Il progetto era stato studiato e approfondito nei minimi dettagli. Mio marito aveva dovuto mettere a punto teorie matematiche che allora non esistevano, almeno in Italia. Musmeci è convinto che la forma di una struttura debba essere ricavata, o meglio debba nascere dalle forze che la attraversano, debba essere quindi una visualizzazione degli equilibri delle forze. E le forme di questo ponte nascono proprio dallo sfruttamento ottimale del calcestruzzo. Siamo nel 1967-68, con grande abilità Sergio Musmeci produce questa forma organica che è diversa in qualsiasi punto, no, dello spazio in cui si colloca attraverso un calcolo manuale. Era tutto su carta, i primi computer venivano fuori da poco, le sezioni, i disegni venivano fatti tutti a mano ed era un'officina vera e propria di grande sperimentazione. Uno dei fatti più interessanti per noi ricercatori è stato di verificare, a valle di tutte le indagini e le simulazioni numeriche che abbiamo condotto, che calcoli effettuati da Musmeci negli anni 60, fine anni 60, hanno riportato dei valori molto molto simili a quelli che noi abbiamo valutato oggi con i computer, con le tecniche più avanzate. Il Consiglio Superiore volle che fossero fatte delle prove con microcemento. Furono fatte a Bergamo, un istituto che si chiama ISMES, il quale costruì una campata in scala 1 a 10, quindi scala già abbastanza più vicina, diciamo, a quella che può essere una realtà vera del comportamento statico. Per dare un'idea, lo spessore della membrana nel rapporto 1 a 10 è di 3 cm. E questa membrana fu caricata con dei carichi che erano tonnellate. L'impressione che ebbe Sergio, che lo scrisse nel suo libro, un guscio di bovo in una morsa. Dopo le prove, fatte alcune modifiche agli spessori della struttura, finalmente inaugurammo il cantiere. Il ponte sul Basento si è potuto realizzare grazie alle notevoli capacità tecniche, oltre che all'entusiasmo delle imprese, dei tecnici, degli operai. E infatti, l'apprezzamento più bello e inaspettato è venuto proprio dalle maestranze in cantiere. Loro dicevano, tanto dobbiamo faticare, ci pagano lo stesso, ma perlomeno abbiamo una soddisfazione. È una struttura che ci piace. Noi oggi abbiamo presente un panorama della produzione architettonica e della produzione dell'industria edilizia dove il concetto del non standard è ormai entrato ed è stato recepito dalla produzione. Allora questo concetto non esisteva. Un cantiere di questo tipo ha comportato uno sforzo notevole da parte proprio della invenzione dei mezzi di realizzazione. Una delle immagini caratteristiche del ponte di Potenza era l'enorme tavolato di cantiere in scala reale. Allora dovevano essere costruiti centimetro per centimetro con la fatica e con la grande esperienza di operatori abituati a costruire gusci, in quel caso di imbarcazioni, e che invece nel caso di Potenza venivano trasportati in un cantiere di edilizia. Se vedete bene il ponte, è tutta una curva. Quindi immaginate un povero falegname, un povero carpentiere davanti a un disegno simile, che cosa poteva pensare. Mio padre coinvolse tanto gli enti e i vari ingegneri che a un certo punto coinvolse anche gli operai. Nelle famose riunioni di cantiere
tutti questi operai guardavano questa persona, che era mio padre, che spiegava come fare questo cantiere, e rimanevano tutti affascinati. Forse c'era anche un riflesso nel senso di sicurezza che gli dava un progetto così approfondito e studiato. La continua presenza mia, di mio marito, il nostro comportamento, le nostre parole. Quando chiedevamo soluzioni o dettagli specifici, facevano di tutto per realizzarli, perché sapevano che era giusto. Mi ricordo mio padre mi disse, guarda, ho trovato delle persone veramente rarissime e sono veramente molto contento perché hanno preso a cuore il progetto e lo portano con grande dedizione al compimento. Queste sono delle foto che furono scattate, diciamo, quasi alla fine dei lavori. Qua si vede la ferrovia, il viadotto, diciamo, che la scavalca. Questa invece è una vista aerea e questa invece è suggestiva, dove si vede, diciamo, già l'andamento. Lui è venuto tantissime volte, chiaramente. È venuto, peraltro, con tante persone al seguito, perché tutti i suoi amici architetti, artisti e collaboratori non vedevano l'ora di venire a vedere il cantiere sul posto, perché era, dalle fotografie che vedevo, una cosa affascinante. E tant'è vero che ogni volta si veniva giù in carovana di 4-5 automobili a vedere il cantiere. La sorpresa era per la percezione di un racconto che potremmo chiamare racconto scientifico. La struttura raccontava se stessa in un modo tutt'altro che banale. Io voglio solo citare la parte finale, che è curiosa. Il famoso collaudo. Venni con papà e in macchina lo vedeva piuttosto silenzioso. Allora dicevo, ma come mai questo silenzio? Che cosa sei preoccupato? Cioè, certo, guarda, oggi caricano il ponte, vengono a finire tutte le autobolti cariche e fanno delle prove di carico. Speriamo bene, disse, chiaramente scherzando. Però si vedeva che c'era quella porzione di dubbio o di paura, forse, dovuto al fatto che un'opera come quella non si era mai vista prima, che si era visto tutto sui laboratori, sui dati, sulla carta e non sul vero. E dal vero vennero tutti questi autobotti sul ponte, me lo ricordo ancora, abbiamo delle fotografie, dove si vedeva papà che stava lì appresso ai flessometri, alle cose, a controllare i numeri e tutto tornava. E alla fine si tolse la giacca e disse, è fatta. Per apprezzare, diciamo, un po' da tutti i potenti, e in particolare da Sergio, il quale vedeva finalmente, dopo tanti anni, realizzato un qualche cosa. Il mio ponte di Potenza viene apprezzato forse più dalla gente normale, dalla gente semplice, non tanto guardando un'immagine, quanto andando sul posto. Anche una persona normale che non sa nulla di linee funicolari capisce che quella lì è una forma che consegue a un pensiero statico e in qualche modo sente, diciamo, le forze come uno le sente quando entra in una cattedrale gotica. Questo vuol dire architettura strutturale e questo vuol dire, secondo me, parlare architettura. Mi hanno detto delle cose che mi sembrano i migliori complimenti, che quel ponte sta molto bene insieme agli alberi della zona, che sembra nato, cioè che non sembra un'opera artificiale. E dove è il ponte? A Potenza. A Potenza. Perché a Potenza? Perché a Potenza? Veramente perché? Potenza is not a known place. And the bridge seemed to capture something very different. It seemed to speak another language.
another language in engineering, another language in infrastructure, another language in the way that we see public space and the idea of public space. Questo appunto è straordinario sulla sua apertura e sul, non dico sulla possibilità di prevedere il futuro, ma di avvicinarsi al futuro. E quindi il fatto che oggi questo ponte venga utilizzato quasi come un playground, cioè diventa uno spazio fantastico per skaters, bikers, che da parti anche di tutta Europa e d'Italia vengono qui a Potenza per sperimentare questo luogo surreale e fantastico che esiste solo lì. Questo ponte è un'opera che ha talmente tanti significati, appunto, di innovazione, di ricerca, ma direi anche di poesia, di intuizione proprio poetica, che è stato significativo, appunto, vincolare proprio perché i segni della contemporaneità bisogna imparare a riconoscerli. Per quello che riguarda specificamente il ponte di Potenza, la cosa che si deve dire è che non esiste al mondo un ponte simile a questo. Cioè Musmeci, attraverso la sua straordinaria capacità matematica, era un grande matematico, e attraverso la sua cultura, anche raffinatissima nel campo dell'arte, ha creato un oggetto che non esiste in nessun'altra parte del mondo. E che lui abbia fatto questo ponte quando quasi contemporaneamente progettava il ponte sullo stretto di Messina, una cosa estremamente ardita, il ponte più lungo che esiste nel mondo. L'ANAS fece un concorso pubblico per idee e la prima cosa che disse: mi hanno invitato a partecipare. Io francamente non me la sento, perché devo essere onesto, da un punto di vista tecnico. Io il ponte di 3.000 metri non lo posso fare, non si può fare. La sera andò a dormire, la mattina dopo ci svegliamo e uscì e disse: signori, io ho deciso di partecipare al concorso. Dice: ma come hai deciso? Sì, perché ho trovato un modo per partecipare. Come hai fatto? Dice: ma no, facile, perché basta fare un ponte da una parte con una mensola di 500 metri, un ponte di 500 metri dall'altra parte, fare un ponte di 2.000 metri, cosa che io posso fare. Quindi faremo una soluzione strutturale di un ponte di 2.000 metri sospeso da due mensole di 500 metri per ogni lato. E così fece, e vinse il primo premio. E io mi ricordo il professor Zevi, che nelle famose serate di Linar, che disse: signori, il ponte di Messina secondo me non conviene farlo per ragioni sociali, urbanistiche, politiche, quello che vi pare, però il ponte di Sergio Musmeci forse è il più bel ponte che ho mai visto. Una cosa estremamente ardita, e lo progettava con un sistema strutturale assolutamente inedito, conferma, anche per altre opere, ma specialmente per questi due ponti, conferma il ruolo che ha giocato Musmeci nella cultura non tecnica, ma nella cultura architettonica italiana, e la sua visione veramente geniale per un rinnovamento di questa architettura. Musmeci nella sua lunga carriera trentennale ha progettato molto, ma ha costruito molto poco. È morto a 54 anni, cioè nel pieno della sua maturità professionale, nel momento in cui avrebbe potuto iniziare a cogliere i frutti del suo lavoro. Scioltosi lo studio, c'era una quantità di materiale immenso. Allora si è pensato di donare questo materiale al Maxi, che lo ha accettato e ha fatto un grosso lavoro
di riordinamento. L'archivio è costituito da circa 3.000 tavole, disegni, schizzi esecutivi, ma anche una serie di documenti relativi alla progettazione strutturale, quindi calcoli, una parte relativa alla sua attività teorica e poi una parte relativa a modelli tridimensionali che Musmeci realizzava per verificare le sue idee progettuali. Un archivio preziosissimo perché è pieno di materiali poco conosciuti, se non del tutto inediti, che testimoniano una ricerca particolare proprio perché è svolta da un ingegnere. Un ingegnere che non ha privilegiato soltanto la ricerca e i calcoli strutturali, ma ha guardato all'ingegneria come un'occasione di architettura. Credo che Musmeci sia ancora oggi moderno perché la modernità era uno dei valori che perseguiva con maggiore tenacia. Bisogna distinguere tra essere alla moda e essere moderni. Alla fine degli anni 70 alla moda era l'architettura definita postmoderna, un'architettura che Musmeci non apprezza particolarmente. Essere moderni significa avere autenticamente capito lo spirito dei tempi che si stanno vivendo, in particolare le innovazioni in campo della scienza. Un architetto che ha capito e ha metabolizzato le innovazioni scientifiche sarà in grado di fare un'architettura nuova e appunto moderna, un'architettura che, come lui diceva, sia in grado di far capire alla gente in che secolo vive. Se una forma costruita nello spazio racconta a chi la vede come funziona, allora diventa una forma che io chiamo una forma organica strutturale. E quindi non soltanto risolve il problema, ma lo rende, diciamo, visibile a tutti.